Oggi parliamo dell'importanza delle passeggiate nel verde e di come queste possano aiutarci a migliorare il nostro benessere quotidiano. Benvenuti su Vivere il Bosco. Io sono Giada e in questo canale parlo di creatività, giardinaggio terapeutico e stile di vita a contatto con la natura. Dopo l'imboscata ci siamo prese qualche giorno di pausa in un piccolo appartamento sulle Prealpi e da lì, alternando bagno in piscina e momenti di pieno relax, partivamo per fare delle passeggiate in natura. Nell'uso quotidiano, nell'uso colloquiale, l'espressione la passeggiata di salute, si usa per indicare qualcosa che è molto facile, privo di difficoltà e viene paragonato a qualcosa che si riesce a fare senza sforzo, che tutti quanti riescono a fare senza sforzo. Probabilmente si dice passeggiata di salute perché c'è una consapevolezza di base che si è sviluppata, diciamo, nel corso del tempo sul fatto che l'attività fisica, anche in maniera delicata, fatta moderatamente, come camminare, è una delle forme più semplici ed efficaci di esercizio per riuscire a mantenere e migliorare anche lo stato di salute generale. Le passeggiate non richiedono attrezzature speciali, preparazione e sono accessibili a persone di tutte le età e condizioni fisiche. Quale modo migliore per iniziare ad avere un approccio con la natura, per iniziare a frequentare un po' delle zone verdi. Quali sono i motivi per cui queste passeggiate fanno effettivamente bene? Allora, prima di tutto si instaura una connessione con la natura. Iniziamo ad apprezzare l'ambiente che ci circonda. Camminare nel verde ci aiuta proprio a notare, a vedere, a capire quello che succede intorno a noi e l'aumento della consapevolezza porta anche ad un maggior rispetto e impegno nei confronti della natura. Passeggiare, uscire è molto importante anche per distaccarsi dai dispositivi, dalla tecnologia. È una vera opportunità per disconnettersi per un tempo magari stabilito. Ma lasciare il telefono a casa o comunque metterlo in una modalità indisturbabile è importante e ci aiuta ad uscire da quella confusione che poi porta a stress e frustrazione. I benefici delle passeggiate in natura sulla salute mentale. La cosa più importante sicuramente è che abbassano lo stress, aiuta a ridurre il livello di stress abbassando la produzione di cortisolo, che è anche detto l'ormone dello stress. Aiuta a migliorare l'umore, aumentando la produzione di endorfine e queste appunto migliorano l'umore e aiutano a combattere e a prevenire la depressione. Aiuta anche passeggiare nel verde a risvegliare, a stimolare la nostra vena creativa. Camminare regolarmente in natura e svolgere attività fisica aiuta a migliorare la circolazione sanguigna
e a rafforzare il nostro cuore e a mantenere un peso forma ideale. In generale abbiamo un miglioramento della nostra condizione fisica. Camminare rafforza i muscoli e le ossa e migliora anche la nostra resistenza fisica agli sforzi senza dover per forza fare un allenamento intensivo o eseguire percorsi complicati come più nello specifico il trekking o altre forme di sport. A livello sociale, possiamo approfittare di questi momenti della giornata per passare del tempo di qualità con i nostri amici o con i nostri familiari. E camminando da soli, invece, si hanno delle ottime possibilità di incontrare qualcuno per fare quattro chiacchiere. È un'ottima opportunità di socializzazione. Non ci sono particolari consigli da dare per iniziare a fare delle passeggiate di salute. Sicuramente la necessità di scegliere dei percorsi adatti, semplici, magari in pianura, per chi non è abituato a camminare a lungo, iniziare con dei percorsi facili e fattibili. L'equipaggiamento necessario, io direi che un bel paio di scarpe comode, un cappellino se c'è il sole e dell'acqua da bere per idratarsi siano più che sufficienti. Un altro consiglio che mi sento di dare è impostare un ritmo sulle nostre capacità specifiche. Non è necessario camminare velocemente, non dobbiamo correre, non dobbiamo sfidare nessuno, dobbiamo trovare il nostro ritmo e imparare a goderci il viaggio, la camminata, a notare la bellezza della natura. Detto questo, io vi saluto, vi incoraggio a infilarvi un bel paio di scarpe comode e andare a fare una passeggiata nei dintorni. Se questo video ti è piaciuto, ti incoraggio a mettere un like e a iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi contenuti.